buca al buca. Ma no, che cosa combinano? Qualcuno deve insegnare a questi tipi come si organizza il lavoro di gruppo. Ehi, Mario! Guarda cosa ha fatto! Ma è semplicemente una pietra, Luigi. Non mi dirai che l'hai inventata tu, vero? È un pallone da football, l'ho scolpito io. Davvero? E allora che cosa aspetti? Fammi un passaggio super! È della grandezza regolamentare! Ma non del peso regolamentare! Mi hai dato un gran colpo, ma anche una bella idea. Useremo il football per insegnare ai cavernicoli l'organizzazione e il lavoro di squadra. Ok, forza ragazzi, andiamo a giocare a football. Football? Ma che cosa farà questo nuovo giochetto? Faremo meglio a parlarne al Re Papi. Ed ora le regole, ascoltatemi bene. Se la mandate oltre quei pali avrete conquistato dei punti, avete capito? Chi vuole cominciare? Ci prova Yoshi! Yoshi tira palla! Digiti! Occhiti! Passa! Forza Yoshi! Pronti al bloccaggio! Oh no! Vai lontano! Lontano che lascio un touchdown! Così Yoshi torna indietro! Devo fermarlo prima che rovini Luigi! L'acchiappo, lo sto acchiappando! Oh. E guarda dove vai, testa d'uovo! Chi è testa d'uovo? Prova a ripeterlo! Testa d'uovo! Ecco qua! Cos'hai da dire ora, testa d'uovo? Oh, che fortuna, Luigi è stato trasformato in un uovo. Portiamolo a Papi, dai. Oh sì, Re Papi mi amerà. Volevo dire ci amerà. Ancora di più se gli porteremo Luigi. Ecco, palla da football, ma non c'è Luigi. Scommetto lui vuole fare scherzo a me. Ehi, torna indietro, sei fuori campo, torna. Sei Mario, guarda. Due piccioni con una fava. Figli di Attila, oh, Yoshi continua a correre! Certo che corre, tu non blocca Yoshi, Mario! Yoshi cerca di fare punti! Saltali dentro, Yoshi! Non poteva andarci meglio, sono saltato in quel tubo che conduce dritto dritto al castello di Papi! Prendeteli presto e portateli nei sotterranei! Intanto noi decideremo che cosa fare di Luigi Novello Uovo. Quella palla da football, non farci frittata! Frittata o alla coc, questo è l'uovo Luigi. È stato trasformato così dal mago Argano. L'ho visto con i miei occhi. Quel marrano di Argano ha fatto questo a mio fratello. Esatto, e sto andando a dare la lieta novella al mio papi. Come sarà contento. Yuhu, mio schifoso papi! C'è una grande e bella notizia per te! C'è l'uovo strapazzato Luigi per colazione! Forse quella notizia che ho catturato i fratelli Mario ti sveglierai meglio stamani! E come dici, papi, che hai troppo sonno e che lascia a me il comando del regno? Oh, intendi dire che posso fare tutto quello che voglio con Mario e Luigi? Oh, grazie, mio bel verdone, grazie, grazie! Vi comunico che è arrivato il momento di divertirsi un po' qui nel regno di Attila. Quindi ho deciso che sfideremo Mario e il tuo piccolo dinosauro in una grande partita di football. E nella sua prima e ultima apparizione come palla da football, indovinate chi ci farà? Ci farà l'uovo Luigi. È incredibile, o sto diventando pazzo io, o sono pazzi questi rettili che vogliono utilizzare un uovo per fare una partita di football. E quell'uovo è mio fratello. Yoshi, dobbiamo inventare qualcosa per riuscire a fuggire di qui con Luigi. Magari proprio durante la partita. Studiamo uno schema. Non mi fuggirà niente di quello schema, io sono il re degli spioni. Ti capisco, Yoshi. Tu ed io non siamo certo i migliori giocatori di football del mondo, ma faremo del nostro meglio per uscire da qui e vedrai che insieme saremo come un'intera squadra. Dopotutto non ci importa di vincere. Noi dobbiamo solo riuscire a non farci placare da quegli orridi avversari. Sì, ma non solo questo. Altro fatto è che se uova rompersi, lui ci finirà strapazzato. Buonasera, signore e signori. Vi trovate finalmente ad assistere ad un incontro di football americano. Che senz'altro entrerà nel momento
come quei ragazzacci del castello di Attila, i selvaggi e cattivissimi Attila Boy e gli ospiti Mario e Yoshi, che non sembrano avere nessuna tifoseria in grado di sostenerli nell'incontro. Prima di tutto, uno speciale benvenuto all'uomo Luigi, il fratello di Mario l'idraulico, la cui presenza come palla da football rende possibile l'incontro del secolo. L'incontro di oggi sarà arbitrato dall'onesto e intelligente Chippy. Non certo facile, vero, fare l'arbitro in una partita dove sarà pressoché impossibile notare la gran quantità di falli che ci saranno. Ma lasciamoli giocare! Ecco che Chippy, con un gesto di cortesia, lascia iniziare la gara a Mario e Yoshi. L'incontro sarà altrimenti emozionante, in quanto faranno tutto da soli. Inoltre è questione di vita o di morte, perché se l'uomo cadesse malamente sarebbe la frittata. Volevo dire, la fine, ragazzi! La loro vittoria appare molto lontana, ma l'eccitazione sale e la palla diventa... Allora, vuoi stare zitto? Non inizieremo mai di questo passo. Ok, ricorda il nostro schema di gioco e ricorda che dobbiamo appellarci al gioco di squadra. La vedi quella specie di porta là in fondo, vero? Bene, quella è la nostra linea gol. Ehi, aspettate un momento. Non abbiamo lo stesso numero di giocatori, questo non è leale. Da dopo le recriminazioni, ora gioca. Fallo! Che saporaccio schifoso, tua testa variata! Non offendere, non è regolare offendere! La tattica è buona, passa! Ehi, ma come giocate? Sono regole australiane queste! Di che ti lamenti, idraulicuccio? Sto cercando di metterti sotto, no? 3 metri sottoterra! Yoshi, prova a passare altro gioco! Ok, ma mi raccomando, fai piano e lancialo con le mani, non con la lingua! Fuori dal limite! Non è vero, li avevo dentro i piedi prima! Ma chi se ne importa, per noi eri fuori dal limite, quindi l'uovo passa agli Attila Boys! Ah. Wow! Dove vai? Non scappare! Piccola destra! Wow, ottima mossa! Tornate indietro voi due, c'è una punizione a nostro favore per eccessivo e plateale esultare. No, per conto mio puoi stare fresco, carino, questo incontro è finito. Ospiti 7 Attila Boys del castello 100, tondo tondo, anzi a forma di uovo. Addio. Oh no. Abbiamo esultato troppo presto. E come l'ho detto, torniamo indietro. Bel lavoro, ragazzi! Ma come avete fatto a trovarci? Se ti piacciono le nostre impronte, ne abbiamo un sacco da lasciarvi sulla faccia! Carica! Siete pronti? Dobbiamo usare il gioco di squadra se vogliamo ritrovare Luigi. Ora mettiamoci tutti in riga. Cominciamo a camminare stando attenti alle tracce, ma dobbiamo lavorare tutti insieme. Siete in posizione? Deve averlo trovato. Yoshi, dammi l'uovo e voglio dire, dammi Luigi. Ehi, ma... Ho preso la palla. Non solo hai preso la palla, sei diventato tu la palla.